Si presenta oggi un libro, Sora ferite di guerra, nell'ambito di un progetto più ampio che ha visto al lavoro sinergie diverse. Sì, è un progetto finanziato con circa 25.000 euro dalla Regione Lazio, e fatto con la collaborazione di una serie di comuni di Limitrofi e Sora e soprattutto con il Centro Studi di Vincenzo Patriarca. E a tal proposito, insomma, voglio ringraziare il Presidente Puglia, che è sempre disponibile ad una collaborazione aperta e attenta nei confronti del comune, ma soprattutto attento e disponibile nei confronti della città. Un lavoro importante che ripercorre insieme a tutta un'altra serie di eventi il periodo storico della guerra con tutte le ferite, perché insomma il tema è il titolo è quanto mai il tema che la guerra 70 anni fa lascia sul nostro territorio. Quindi abbiamo fatto delle passeggiate per ripercorrere i luoghi degli scollari, insomma, in questi giorni, e soprattutto si è cercato di trasmettere ai ragazzi questa cruda realtà che viene appunto dalla storia, nella speranza che loro possano beneficiare, possano soprattutto imparare che la guerra è una cosa negativa, la violenza è una cosa negativa, e che sul mondo non ci dovrebbe essere mai più la guerra. Purtroppo invece, insomma, ci sono tantissime aree di crisi che ci stanno dando quotidianamente dimostrazione di una ferocia inutile e assurda. E per cui speriamo che, insomma, riusciamo in proseguo a trasmettere ancora di più questi valori ai ragazzi, ma sono convinto, insomma, che la cosa, alla fine, questi progetti premiano sicuramente chi ci lavora e chi poi li